Ciò che sta accadendo in questi giorni all'ospedale di Cremona, dove il pronto soccorso è preso d'assalto da numerosi pazienti, circa 200 un paio di mattine fa, è ben chiaro a medici e sanitari da tempo. Le criticità relative alla carenza di personale, unite ad un'efficace medicina territoriale, spingono ad una seria riflessione. Serve urgentemente una riorganizzazione della sanità. Quello che succede in questi giorni è una storia che si ripete, direi, da diversi anni, ma non solo a Cremona, un po' in tutta Italia. Si può dire che l'attacco al pronto soccorso è la testimonianza di un sistema sanitario da rivedere, perché il paziente che si rivolge al pronto soccorso non è un paziente sempre in condizioni di emergenza o urgenza, e a volte anche, e le statistiche ce lo dicono, come ce lo dicevano finché ero io il direttore del pronto soccorso di Cremona, il paziente non sempre viene portato per condizioni di urgenza e emergenza. Questo perché va ristrutturata sicuramente la risposta territoriale, ma va ristrutturata anche la risposta ospedaliera, con una migliore logistica che sia funzionale a rispondere alle esigenze del cittadino. Io credo che questi 2 anni e mezzo di Covid abbiano dimostrato ampiamente ciò che era da noi medici urgentisti descritto in precedenza. Non è più un problema di Covid, non è più un problema di pandemia, però l'accesso in PS si rende necessario per condizioni di urgenza e emergenza, ma non è sempre solo questo l'accesso in PS. Se il paziente viene in pronto soccorso perché ha necessità di fare un esame strumentale, come purtroppo succede anche oggi, questo vuol dire che bisogna rivedere la risposta non solo ospedaliera, ma anche extra ospedaliera.